postfazione, libertarismo e democrazia. Il libertarismo è una filosofia politica basata sul concetto di proprietà di se stessi, cioè sul diritto esclusivo di ciascun individuo di poter decidere cosa fare del proprio corpo e della propria vita, e di conseguenza dei frutti del nostro lavoro. L'alternativa a questa autodeterminazione è l'esistenza di individui con poteri assoluti di decisione sulla nostra vita e sul frutto del nostro lavoro. Il libertarismo si basa sul principio che ciascun individuo non abbia alcun dovere di sacrificarsi per la collettività, come invece accade sotto i regimi socialisti, fascisti e l'attuale regime democratico. Per i libertari la libertà individuale, la proprietà di se stessi, non implica avere il diritto al lavoro, all'istruzione, ai trattamenti sanitari, alla casa e così via, in quanto tali diritti sottendono necessariamente un corrispettivo obbligo da parte di altre persone, cioè altre persone devono essere in qualche modo costrette con la forza a fornire questi benefici a noi. E quando qualcuno viene obbligato a sacrificarsi per il prossimo non si ha libertà ma schiavitù. Libertà invece significa avere il diritto, fin tanto che non si aggrediscono la vita e le proprietà degli altri, quindi nel rispetto del principio di non aggressione, libertà significa avere il diritto di condurre una vita secondo i propri desideri. I libertari si oppongono a qualsiasi aggressione fisica, sia nei confronti loro che del prossimo, e qualsiasi aggressione delle proprietà private. Quindi il principio di non aggressione. Quindi il libertarismo è una filosofia politica assolutamente pacifica. Lo scopo di un sistema di giustizia libertario, naturalmente, è da fornirsi nel libero mercato attraverso associazioni private in concorrenza. Questo sistema di giustizia ha lo scopo di proteggere l'individuo da ogni forma di coercizione, in modo da garantire le libertà e il principio di autodeterminazione, sempre nel rispetto in cui non si aggrediscono le libertà degli altri. Quindi, libertà di culto, di parola, anche di scegliere l'eutanasia, purché volontariamente, libertà di consumare stupefacenti, diritto di associarsi, cooperare e scambiare liberamente nel libero mercato. Per i libertari ognuno è padrone in casa sua, cioè è il proprietario di una casa, di un'attività, di un bar, di un'azienda a stabilire le regole nella sua proprietà. Ciascuno è libero di scegliere se vuole accettare o meno le regole del proprietario. Per esempio, può scegliere di andare in un altro bar oppure di non lavorare per quell'azienda se non ne gradisce le regole. Il libertario è contro le leggi antidiscriminazione, cioè il libertario difende il diritto a discriminare gli altri, cioè a trattarli diversamente sempre nel rispetto delle loro libertà. Per esempio, se un datore di lavoro non vuole accettare dipendenti sulla base di una qualsiasi discriminazione, che può essere anche moralmente discutibile, però deve essere libero di poter discriminare, cioè di poter scegliere i dipendenti sulla base di criteri personali che non vanno nemmeno esplicitati. E il governo non ha il diritto a costringere quel datore di lavoro ad accettare per forza un dipendente che egli non vuole assumere. Lo stesso, il governo non ha il diritto di obbligare il proprietario di un bar ad accettare un cliente che non vorrebbe far entrare nel bar. Esattamente come oggi noi in casa nostra possiamo bloccare l'accesso a chiunque non vogliamo che entri, e non accetteremo, almeno non ancora siamo arrivati al punto da dover accettare, che il governo ci imponga di ospitare a casa nostra anche chi non vogliamo, ma soltanto perché il governo lo vuole. Del resto nei paesi comunisti era così. Il governo poteva imporre l'ospitalità ai cittadini, l'ospitalità dei suoi funzionari. Dunque il libertario, all'interno delle sue proprietà, casa, negozio, attività lavorativa, deve avere il diritto di discriminare, trattare diversamente senza nemmeno dover giustificare le sue scelte. I libertari non sono né progressisti né conservatori, cioè né di destra né di sinistra né di destra. Infatti progressisti e conservatori, sinistra e destra, sono accomunati da una stessa ideologia di fondo, e cioè considerano l'individuo come suddito dello Stato e della collettività. Si differenziano per questioni più marginali, e cioè i progressisti, cioè di sinistra, sono più interventisti nell'economia, cioè auspicano l'intervento del governo nell'economia, ma sono più disposti a concedere un maggior grado di libertà personale agli individui, cioè i diritti civili. Al contrario, i conservatori concedono ai singoli un maggior grado di libertà economica, però appoggiano l'intervento del governo e dello Stato nelle scelte personali. Per entrambi però, come abbiamo detto, l'individuo è sottomesso allo Stato e alla collettività.
Invece il libertarismo è l'unica filosofia politica che afferma la libertà dell'individuo dal dominio della collettività, contraria per principio all'inizio di qualunque forma di violenza fisica contro il prossimo e contro le proprietà del prossimo. Quindi la filosofia libertaria è pacifica, a principio di non aggressione, e ammette l'uso della forza soltanto nei casi di autodifesa, cioè per difendersi da un'aggressione di qualcun altro. Per questo motivo i libertari si oppongono al colonialismo, all'imperialismo e a qualunque intervento di politica estera. Il libertarismo è una filosofia politica che ha radici profonde e antiche tradizioni. Erano praticamente libertarie le idee dei grandi pensatori liberali del XVII e XVIII secolo. Uno dei capisaldi accademici del libertarismo si trova negli Stati Uniti, è il Mises Institute, in onore del grande economista di scuola austriaca Mises, alfiere del libero mercato. Nel 1974 Hayek ricevette il premio Nobel per l'economia. Importantissimo libertario è Rothbard, il cui testo per una nuova libertà è un'ottima introduzione al libertarismo. L'economista tedesco libertario Hans Hermann Hoppe ha elaborato un'analisi e una critica rigorosa del fenomeno democratico, cioè delle socialdemocrazie, nel suo libro Democrazia, il Dio che ha fallito.